schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mil che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mil su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare in due senza nessun requisito ragazzi, senza BMX, senza Wenger, senza nessun requisito. Dovete avere semplicemente l'auto che volete duplicare e un amico. L'amico dovrà stare nella vostra sessione e prima di entrare in base operativa dovrà fare questa cosa, quello che sto facendo io, andare in missioni create da Rockstar, entrare dentro ed uscire. Dopo che avrà fatto questo ragazzi, dovrete semplicemente invitarlo nella vostra base operativa. Questi sono i passaggi proprio semplicissimi, cioè elementari, quindi penso che li capiate un po' tutti. Quindi a questo punto invitiamo, abbiamo invitato il nostro amico nella base operativa, aspettiamo che entra nella base operativa e gli diciamo di ripetere lo stesso procedimento dentro la base operativa, ma questa volta dovrà fermarsi nell'attività. Allora, questo glitch fatelo in sessione privata, questo glitch è buono per tutti, utenti di Xbox One e PS4, ma lo dovete fare in sessione privata perché altrimenti vi darà un messaggio di errore. Il discorso della missione fatelo fare prima fuori dalla base operativa e poi dentro la base operativa, perché altrimenti vi sbatterà nella storia, o meglio il vostro amico lo sbatterà nella storia, gli darà un errore e lo sbatterà nella storia. Quando il vostro amico sarà entrato nella missione, l'unica cosa che dovrete fare è andare a duplicare ragazzi, è un passaggio veramente semplicissimo, quindi salirete sulla vostra auto che volete duplicare rigorosamente con targa personalizzata in questo glitch, perché qui le targhe si cloneranno e avremo tutte targhe alfanumeriche uguali. Quindi a questo punto andremo nel party dove saremo con il nostro amico, faremo un partecipa sessione, per la prima volta non accetteremo il messaggio, quindi torneremo un'altra volta in party, partecipa sessione, subito R2 X per accettare il primo messaggio, e se tra il primo messaggio e il secondo messaggio vediamo la schermata nera starà funzionando, quindi vi fermate su questo messaggio e aspettate 60 secondi, e ho messo pure il cronometro così magari vi rendete conto del tempo che ci vuole. Questo glitch è veramente facilissimo ragazzi, è ancora funzionante e cioè è qualcosa di stupefacente, perché è veramente facile da fare con un amico, non ha bisogno di BMX, non ha bisogno di nulla ragazzi, di nulla, non c'è bisogno assolutamente di nulla. E quindi dovete semplicemente aspettare questi 60 secondi, allo scadere dei 60 secondi dovrete accettare e vi troverete sotto mappa, ma questo lo andremo a vedere fra 12 secondi. Nel frattempo ragazzi vi ricordo i contest in descrizione di questo video, in descrizione, non lasciate partecipo sotto a questo video, e tutti i miei contatti ragazzi. Passati 60 secondi schiacciate X e come vedete vi ritroverete sotto mappa. Quando sarete sotto mappa vi basterà accelerare, tenete R2 accelerato e spawnerete in strada. Dopodiché vi dirigerete verso un garage, possibilmente il garage più vicino a voi, e andrete a depositare quest'auto. Allora, quest'auto ragazzi in mappa non si vede, ve lo farò vedere in seguito appena scenderò. E quest'auto in mappa non si vede, quindi per il gioco è come se non fosse nostra, però è nostra e possiamo metterla tranquillamente nel garage. Quindi andiamo nel garage. Come ho già detto ragazzi, in descrizione tutti i miei contatti per chi mi volesse aggiungere, canale Telegram, Facebook, Twitter, Instagram, anche se c'è bazzico poco su Instagram, però trovate veramente di tutto, trovate il mio sponsor, trovate tutto di tutto e di più, anche per chi ha bisogno di account
c'è Ciccio Pasticcio che fa gli account moddati a buonissimi prezzi, quindi contattatelo, insomma, su Telegram, mettetevi d'accordo con lui. Come avete visto, ragazzi, in mappa l'auto non c'è. In questo garage dovete avere semplicemente una LGR H8, dopodiché andremo ad uscire dal garage con la LGR H8 che abbiamo in garage. L'auto che avevamo fuori rimarrà esattamente dove sta. Quindi l'unico passaggio che a questo punto dovremo fare è prendere l'auto e metterla direttamente nel garage. Quando entreremo nel garage ci farà un piccolo lag, le auto si sdoppieranno, ma non vi preoccupate, non è niente, come vedete. Qui mi è comparsa anche l'auto che avevo fuori prima. Non è che sono triplicate, quella è un'altra auto, ragazzi, ve lo dico, perché sennò magari qualcuno dice: ma prima non c'era. Non c'era perché ce l'avevo fuori, stava fuori dalla base operativa prima. A questo punto vi torno in base operativa in maniera tale che vi rendete conto del glitch, insomma. Allora, ragazzi, questo glitch io l'ho girato che erano le 19 di oggi. Mi sono dimenticato di far vedere l'ora, però comunque sia, l'ho girato alle 19 di oggi, vi potete fidare sulla parola, lo sapete che non porto fake. Quindi andiamo nella base operativa e vi faccio vedere che tutte e due le auto, cioè questa che sarebbe stata quella che io ho doppiato e l'originale, è nella base operativa. Allora, se volete continuare il glitch, il vostro amico deve rimanere nella missione per tutto il tempo che voi fate il glitch. Quindi se voi duplicate 5 auto, 7 auto, 10 auto, 20 auto, il vostro amico dovrà rimanere nella sessione, potrà anche non giocare, fare i cazzi suoi. L'importante è che metterà qualcosa appoggiato sulla freccia giù, in maniera tale che si muoverà il menu e non verrà buttato fuori dalla missione. Allora, qui, ragazzi, io vado a spostare le auto, e questo lo dovrete fare anche voi quando rientrerete in base operativa, perché non ve la vedrete l'auto, ve la farà vedere sul menu, però non la vedrete comparire. Quindi basta che la scambiate con un'altra auto e la vedrete comparire. Quindi a questo punto il glitch è fatto. Mi raccomando, ragazzi, i contest, come ho già detto, il contest del Road to 10k, arrivatemi ad aiutare a 10.000 iscritti. E a 10.000 iscritti estrarrò un account con 800 milioni. Road to 5k per Dark Glitch, che sta facendo un contest con estrazione tripla, un account PS4, una PlayStation modificata, una PlayStation 3 modificata e una Shark Card. Che altro aggiungere, ragazzi? Tutti i contatti in descrizione, link dei video di cui vi sto parlando, dei contest, in descrizione. Apriteli, non scrivete solo partecipo, perché ci sono dei requisiti da rispettare. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.